secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici, per gli operai che hanno progettato queste opere e per quanti ne fanno uso, ne facciamo uso. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Parola del Signore. Vada a te. Ecco, Gesù ci ha parlato di questo suo essere via, verità e vita. E noi lo sappiamo, una pedalata deve essere decisa, deve essere assestata. Se dobbiamo subito buttare la gamba verso fuori, perché a cadere per terra, a me i primi giorni che ho ripreso la bicicletta dopo decenni e decenni, un primo colpo ero là che la guardavo, stai attento Affio, non la rompere, non la rompere, mi chiedo così di che mi sono ritrovato così. Sappiamo, e io cosa ho fatto? Ho provato a fare la pedalata, non l'ho fatta bene e sono andato, no? Allora sappiamo che una pedalata deve essere decisa, deve essere chiara, deve essere ferma, perché ci deve muovere, magari poi uno a volte ha una meta, a volte vuole fare una passeggiata, però ogni singola pedalata deve essere decisa, perché altrimenti è un pasticcio. E così Gesù ci dice di seguire lui, che è la via, in maniera decisa, perché lui è venuto a realizzarci, a manifestarci la vera umanità. La vera umanità è un cammino, un viaggio con i fratelli, nell'amore, nella condivisione, verso il Padre. L'uomo vero, quando imposta la sua vita in questa maniera, non è per morire presto, no, no. È per vivere su questa terra la sua vita in una maniera piena, piena, seguendo Gesù. E quindi anche questo è bello, che andare verso una meta ci ricorda anche che la nostra vita, non solo le nostre passeggiate, eccetera, eccetera, ma tutta la nostra vita non ha motivo di essere vissuta come un tirare a campare, ma può essere vissuta come un percorso che ha un punto di partenza, che ha una meta, che ha delle tappe intermedie, che ha una ragione ultima che riempie di significato tutto quello che faccio giorno per giorno. Allora, Samuele è d'accordo? Sì, d'accordo Samuele. Bravo Samuele. Rivolgiamo la nostra preghiera solidale al Signore Gesù, che è nostra via e nostra meta. Guida i nostri passi, o Signore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua misericordia. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Genesaret e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi in mezzo alle tempeste del mondo. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che ti sei fatto compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, sostienici nel cammino e ravviva il nostro cuore con la tua parola. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che salendo al Padre ci hai aperto la via del cielo, veglia su noi pellegrini sulla terra, perché possiamo raggiungere la patria eterna. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che ci hai affidati come figli a Maria tua madre, per sua intercessione donaci un cammino tranquillo e fa che siamo eternamente felici nella visione del tuo volto. Guida i nostri passi, o Signore. Madre nostra, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi non dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste biciclette nei vari percorsi di lavoro e di svago operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore guidi, vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La benedizione per tutti, anche per chi è senza bicicletta, però. We'll be right back.